Si ipotizzano danni ingenti, pari a oltre 3 milioni di euro. In fiamme lo stabile di Piazza Cina, in contrada Santa Lucia, a Corigliano Rossano. È il secondo episodio di cronaca che vede protagonisti e vittime operatori commerciali riconducibili a gruppi di origine cinese. Qualche mese fa è toccato ad un altro capannone nei pressi del centro commerciale. Gli inquirenti tengono alta la guardia. Questa mattina si è recato sul posto il magistrato di turno della locale Procura della Repubblica di Castrovillari, mentre gli uomini del maggiore Marco Filippi hanno avviato le indagini, assunto le prime testimonianze e acquisito le immagini di videosorveglianza. Il proprietario, che ha dato in locazione Piazza Cina ed opera anche nel settore della ristorazione, già vittima di atti intimidatori, si dice stanco di operare in un territorio che presenta profonde complessità. Cercando di capire l'accaduto, ma in questo momento sono pure un po' demoralizzato, ecco, e stanco di fare l'imprenditore, guarda, stanco di fare l'imprenditore. L'imprenditore chiarisce che è ancora prematuro ipotizzare l'atto doloso, ma il malessere si tocca con mano. Sono completamente senza più forze.